La città eterna non ha solo la vestigia degli imperatori e dei papi, ma anche straordinari postunitari. Uno dei più affascinanti è senza dubbio Coppedè. Ad inizio Novecento Roma era in forte espansione. Da capitale del papato era divenuta capitale d'Italia nel 1871 e stava cercando di allinearsi allo sviluppo urbanistico delle grandi capitali europee. È in questo contesto che si colloca l'opera visionaria di Gino Coppedè, da cui il suo splendido quartiere prende il nome. Esso non è un vero e proprio quartiere di Roma, ma un complesso parecchio bizzarro, situato nel quartiere Trieste, tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento. Il suo fulcro è Piazza Mincio, con la Fontana delle Rane. La rana qui è la protagonista ed è un elemento non solo acquatico, ma che racconta anche un simbolo di rinascita e rigenerazione, poiché nasce Girino, diventa anfibio e quindi cambia vita. Intorno alla Fontana delle Rane si affacciano gli edifici più particolari e affascinanti, come i Palazzi degli Ambasciatori, il Palazzo del Ragno e il Villino delle Fate. Ad un lato della fontana si erge il cosiddetto Palazzo del Ragno. L'origine del nome è chiaramente deducibile dall'inquietante raffigurazione di un ragno che sovrasta il portone, che se proprio volessimo andare al di là del suo essere aracnide, potremmo dotarlo di una miriade di significati simbolici, a partire dalla Grande Madre che tesse il destino degli uomini, fino ad un ragno portaguadagno, ributtandoci così nuovamente a capofitto nella misteriosa ed illeggibile simbologia del nostro Coppedè. Alberi e piante rampicanti circondano e avvolgono il mistero di questi palazzi unici. La vita stessa del quartiere è un mistero. Non ci sono nomi sui campanelli e non si vede nulla dalle recinzioni o dagli alti muretti perimetrali dei villini. Perfino i rumori della città spariscono improvvisamente, come per magia. A Roma, l'atmosfera particolare del Coppedè ha generato una serie di leggende metropolitane. La prima tra tutte riguarda proprio il suo ideatore, l'architetto fiorentino Gino Coppedè, che morì a Roma nel 1927. La biografia ufficiale riporta che morì di cancrena polmonare. La biografia non ufficiale parla invece di suicidio per questo architetto che sarebbe morto in odore di satanismo. In realtà, Coppedè era massone e studioso di esoterismo e dunque di simbologia. E nel realizzare questo quartiere ha inteso tracciare un vero e proprio percorso iniziatico, segnato e contrassegnato da una ricca simbologia che attraversa secoli di tradizione. In fondo, quello di Gino Coppedè fu un vero e proprio esperimento artistico, frutto dell'estro e della fantasia lasciata correre senza freni. Perché adattarsi a uno stile solo? Quello che resta di questo mix è un'assoluta bellezza, un complesso inconsueto e quasi incomprensibile, eppure molto elegante. Una sorpresa continua, un piccolo shock ad ogni angolo. In fondo, non è questo che l'arte dovrebbe fare?